A tavola con i poveri, pranzo di Natale all'insegna della solidarietà in oltre 100 città. La comunità di Sant'Egidio ha coinvolto 60.000 persone in difficoltà. Laura Casoni. Era il 1982 quando qui nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma un piccolo gruppo di persone povere fu accolto dalla comunità di Sant'Egidio per festeggiare il Natale. Da allora la tradizione continua e anche oggi la tavola è stata imbandita per i meno fortunati. Anziani soli, senza fissa dimora, profughi arrivati con i corridoi umanitari, persone in difficoltà. L'atmosfera è gioiosa e ognuno di loro si sente di appartenere ad una famiglia. A Natale nessuno deve sentirsi solo. Nella solitudine la gente sente amara la festa. Sant'Egidio vive ogni giorno la solidarietà e oggi questa solidarietà esplode in questa festa. Stessa iniziativa in un centinaio di città italiane. Qui siamo a Padova, qui a Novara, qui nella Basilica di San Lorenzo a Firenze. In aumento i volontari, adulti, ma anche tanti giovani. Ci siamo uniti per rendere questo giorno speciale, anche perché generalmente sarebbe da solo. Questa è la Basilica dell'Annunziata a Genova e questa è la Chiesa di San Severino e Sossio a Napoli. Ma la tavola di Sant'Egidio varca i confini nazionali. Oggi è allestita in oltre 77 paesi del mondo, coinvolgendo 240.000 persone.